Moira Orfei non ha certo bisogno di nessuna presentazione in quanto è la regina incontrastata del circo, però siccome il suo circo si ferma a Savona noi lo presentiamo. Grazie, molto gentile. Quali sono le attrazioni di cui va più orgogliosa? Beh, diciamo che abbiamo moltissimi artisti russi perché il circo è Moira più il circo di Mosca, quindi lo spettacolo è bellissimo, c'è tante belle ragazze che non so se l'avete vista, è venuto allo spettacolo lei ieri sera? No, non ancora. Peccato. E queste bellissime ragazze introducono sempre i numeri che fanno, quindi abbiamo sfrondato un po' il vecchiume del vecchio circo. Come è nato questo sodalizio con il circo russo? Beh, siamo andati a Mosca, abbiamo visto questi bellissimi numeri e abbiamo detto perché non facciamo un gemellaggio? Loro hanno accettato, prima non accettavano, prima di Gorbaciov, dopo Gorbaciov hanno accettato e quindi l'abbiamo portato in Italia. Quindi sarà qualcosa di esplosivo sicuramente. È uno spettacolo che piace moltissimo perché in tutte le città che andiamo lavoriamo moltissimo. Facciamo una domanda più personale, io so che 30 anni fa lei è legata a Savona in maniera particolare perché suo figlio Stefano, se non sbaglio, è nato proprio durante uno spettacolo da queste parti. Sì, è nato qui a Savona 30 anni fa proprio, ed è un bellissimo ragazzo e nel circo fa tantissimo, fa le tigri, fa gli elefanti, fa i cavalli e fa un numero esotico con tutti gli animali, uno di una specie di tutto il mondo. So che le sue condizioni di salute dopo un brutto incidente stanno migliorando e quindi la battaglia per far divertire la gente è sempre aperta. Beh, ho avuto un incidente troppo grave. A pensare che io ho lavorato con le tigri, i leoni, ho fatto il trapezio, ho volato come non so chi e non mi sono mai fatto un graffio. Vado per la strada con una macchina maledetta e vado sotto un camion, questo è l'ultimo del mese. E mi sono rotto le gambe, 8 costole, la spalla, le mani e la testa. Dopo un anno, no, 10 mesi, ho levato le stampelle un mese fa. Noi la ringraziamo tanto, in bocca al lupo per tutto. Grazie, un bacio da Moira Orfei e spero che veniate al mio spettacolo perché non rimarrete delusi assolutamente.